Salve a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento dedicato agli angeli. Per chi ci ha seguito in questo percorso sarà ormai chiaro che la figura dell'angelo accompagna tutta la storia dell'umanità. Divinità, spiriti, geni, esseri alati, angeli, intermediari tra la divinità e l'umanità, buoni o cattivi che siano, sono conosciuti e raffigurati nei miti di tutte le civiltà antiche, come i maestosi grifoni che proteggevano le porte delle città mesopotamiche, Ermete e Iride nell'area greca, gli eroti e i geni della cultura romana, la persiana fra Vaschi, le Valchirie al nord e così via. Di certo possiamo dire che ogni epoca ha affermato una sua concezione degli angeli, venuta poi a riflettersi nell'arte. Proviamo a fare ora un rapido viaggio nella storia per avere una panoramica riassuntiva di quelle che sono le caratteristiche che hanno assunto nell'arte i messi divini nel corso dei secoli. Secondo Otto Hofan, noto teologo svizzero vissuto nel secolo scorso, le prime testimonianze risalgono al IV-V secolo e da questo momento, dice Hofan, gli angeli hanno popolato l'arte in misura incalcolabile. La Chiesa primitiva conosceva solo rappresentazioni angeliche messe in relazione agli avvenimenti biblici. Quelle più sviluppate si trovano a Ravenna, in Santa Apollinare in Classe, in Santa Apollinare Nuova e in San Vitale. E sono chiaramente ispirate alla deierarchia di Dionigi. Anche nel Medioevo gli angeli conservano i lineamenti grandiosi, classicamente semplici e severi dei primi secoli, come si può vedere nella tavola d'avorio del X secolo custodita nel Museo Nazionale di Firenze, dove appaiono con occhi poco rassicuranti e seri, dall'aspetto austero e impassibile. In seguito, con la riforma cluniacense dell'Alto Medioevo, gli angeli appaiono meno irraggiungibili per l'uomo, pur conservando un aspetto severo. La migliore espressione di tale pietà si ebbe attorno al 1230, nelle meravigliose figure angeliche del Duomo di Strasburgo e della Cattedrale di Chartres, per nominare solo due delle costruzioni più note. Anche fra Angelico, Raffaello, Mattia Grünwald, Albrecht Dürer e Rembrandt hanno conservato chi più e chi meno la severità e la castità delle rappresentazioni angeliche della Chiesa primitiva. Ma dal tardo Rinascimento gli angeli diventano più leggiadri e sensuali. A Donatello si deve l'introduzione dell'angioletto nudo. Anche se già prima del gotico l'iconografia presenta gli angeli come dei bambini. Il francescano Bertoldo da Ratisbona, verso la fine del 1200, biasimò queste raffigurazioni con queste parole. Gli angeli sono più vecchi, sebbene non è che si possa dare un'età agli angeli perché sono spiriti. E continua, se si vuole dipingerli, non si deve dipingerli come dei bambini di 5 anni. Le sue proteste però non servirono a nulla, quindi il Rinascimento ha creato il putto e nel periodo successivo si è ulteriormente sviluppato in un tipo di angelo simile a una ragazza e ad una donna. Riguardo al periodo barocco, Otto Hofan dice: «Il barocco, ubriacato dalla magnificenza del corpo, si è sbarazzato ulteriormente dell'ultimo avanzo di serietà religiosa e di riservatezza, denudando ed esponendo le membra in pose e in movimenti impetuosi, con patetiche immagini aureolate che hanno contribuito a dare all'angelo un valore sempre più decorativo e formale. La pietà cristiana non poteva più prendere sul serio simili creature, divenute esseri rammolliti, se non addirittura ambigue. Chi vuol vedere che cosa siano gli angeli nella Bibbia e come di conseguenza debbano essere anche nella vita cristiana, deve dimenticare la maggior parte di quello che l'arte degli ultimi 5 o 6 secoli,
per tacere dell'industria degli oggetti di devozione, ha prodotto al riguardo. Non provengono più dal mistero, nessun sacro spirito aleggia intorno a loro. La loro immagine è andata a finire nel carino, nel sensuale affascinante, nel piccino, nel grazioso. L'unica arte in cui si è mantenuta la grande tradizione è l'icona orientale, legata alla profezia biblica e alla vera visione. La nostra scuola, come saprete, si occupa in particolare di arte iconografica, sulla quale il fondatore dell'archeosofia, Tommaso Palamidessi, ha scritto un trattato molto utile, che è la guida anche per la realizzazione pratica delle icone che facciamo nei nostri laboratori. Per questo motivo, con alcuni amici appassionati di questa arte, siamo andati in Russia ed è stato molto utile poter studiare davvero le opere dei più grandi iconografi mai esistiti. In occasione di questi viaggi abbiamo scattato molte foto e stasera ve ne facciamo vedere alcune. La conversione alla fede cristiana della Russia risale al 989 e da quel momento in poi si assiste ad un'esplosione del fervore spirituale che portò alla costruzione di tantissime chiese e monasteri e allo sviluppo dell'arte delle icone. Una nuova concezione artistica che mira allo spogliamento ascetico, all'imperturbabilità ieratica, privilegiando una raffigurazione il più possibile smaterializzata e perciò in opposizione a tutto ciò che è romantico, emotivo, soave e lascivo. E così le chiese russe si riempirono di colore e di figure, che oltre a rappresentare vicende e personaggi biblici, circondano i fedeli di un manto devozionale di spiritualità. Quindi, tra il XIV e il XV secolo, mentre nel resto d'Europa si sviluppava il Rinascimento, in Russia fiorì l'arte dell'icona, la più alta espressione artistica legata alla spiritualità. Sempre in quel periodo si formarono personaggi di straordinaria statura spirituale. Uno tra questi e tra i più importanti fu sicuramente San Sergio di Radonè, vissuto tra il 1314 e il 1392, che fu un grande riformatore monastico, mistico e veggente. Tra i suoi discepoli spirituali si distinse il monaco e artista Andrei Rublev, canonizzato dalla Chiesa ortodossa nel 1988. Alcune delle sue icone sono conservate alla Galleria Tretiakov di Mosca. Ecco, trovarsi di fronte alle opere del santo iconografo è un'emozione indimenticabile, ve lo assicuro. L'indissolubile legame tra arte e ascesi raggiungerà la sua espressione più esemplare proprio grazie ai capolavori di Andrei Rublev, che ne detterà i canoni per tutti gli artisti che verranno dopo. Con lui si delineerà una figura specifica di artista iconografo, dalle caratteristiche molto particolari. È artista, ma è anche asceta e veggente. Altro grande pittore iconografo è Teofane il Greco, nato a Costantinopoli ma vissuto in Russia. Autore di questa icona e degli affreschi della Chiesa della Trasfigurazione. Purtroppo i colori degli affreschi e delle icone oggi non appaiono brillanti come erano in origine, a causa dei fumi delle lampade e dell'incenso. Altre bellissime icone si trovano conservate nel Museo di Novgorod. Il filo conduttore del ciclo di incontri che vi abbiamo proposto è un nostro umile tentativo di riscoprire i principi tradizionali legati alla figura dell'angelo. La loro riscoperta in ambito artistico dovrebbe portare gli artisti di oggi a creare nuovamente delle opere, certo non identiche a quelle del passato, perché è impossibile e non auspicabile, ma analoghe in quanto ispirate alla medesima sorgente, riscoprendo il valore dell'arte oggettiva. Ora, senza voler muovere delle critiche, possiamo dire che l'arte si può dividere essenzialmente in due grandi sezioni.
L'arte soggettiva, che è la visione personale dell'artista, il risultato dei sentimenti, delle fantasie, del pensiero e del genio dell'artista. E ci sono opere bellissime, grandi artisti in tutto il mondo che lo testimoniano. E l'arte oggettiva, che invece è la traduzione, di una realtà che oltrepassa largamente il limite dell'individualità umana. E questa è la peculiarità dell'arte sacra, essere un'arte sopraumana. Jean Annis, filosofo francese scomparso di recente nel 2012, autore di molte opere sul simbolismo e misticismo cristiano, scrive: per tale ragione sarà anzitutto necessario ricordare l'elevata dignità dell'arte, che è la traduzione sul piano sensibile della bellezza ideale. Perché la bellezza, e la scrive con la B maiuscola proprio ad indicare l'ideale della bellezza, dicevo, perché la bellezza è una forma del divino, un attributo di Dio, un riflesso della beatitudine divina e anche della verità divina. Ecco perché, secondo la formula platonica, il bello è lo splendore del vero. Quindi per parlare degli angeli nell'arte dobbiamo rifarci al modo in cui queste entità angeliche si sono rivelate all'uomo attraverso la vera visione profetica. Le testimonianze storiche e scritturali riportano che gli angeli, che lo ricordiamo sono delle potenze incorporee e impalpabili, si sono resi visibili e comprensibili agli asceti e ai profeti attraverso delle immagini simboliche. E in modo diverso, a seconda della loro capacità di comprendere, della cultura e del momento storico. Ora, cosa si intende per immagini simboliche? Ne abbiamo già parlato in varie occasioni, ma forse è bene ricordarlo. Il simbolo è un segno, un grafico, un'immagine che in modo molto sintetico parla all'interiorità dell'individuo e che viene utilizzato dalle tradizioni religiose proprio per rivelare o celare le verità celesti. Ecco dunque che attraverso un'immagine come questa, la spada, per farvi un esempio, si vuole indicare un potere, una forza ben precisa e misteriosa, che viene dall'alto e che nell'uomo può manifestarsi come volontà indomita, assoluta, al servizio della divinità, tesa alla conquista e alla difesa del regno di Dio. Oppure la corona, che subito ci richiama l'idea di regalità e del potere supremo, ma in ambito spirituale sta anche ad indicare una particolare conquista, come si legge nell'Apocalisse. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Quindi il simbolo possiamo dire che lega il visibile e l'invisibile, il terrestre con il celeste, e li mette in qualche modo in comunicazione, rivelando a chi ha occhi per vedere le verità che in esso si cela. In questo senso il simbolo acquisisce un potere trasformante per chi sa meditare su di esso. Attraverso i secoli il contenuto simbolico delle rivelazioni si è arricchito di nuovi elementi, per cui abbiamo ritenuto interessante fare con voi un viaggio nell'arte, alla scoperta dei simboli rivelatori dei messaggeri divini. Chiaramente la tradizione cristiana è la più ricca di testimonianze e di indicazioni iconografiche riguardo agli angeli e che ha influenzato fortemente gran parte della produzione artistica, il che però non esclude i riferimenti ad altre culture religiose. E lo ricordiamo che l'uso del termine angelo è esclusivo appannaggio di quelle che vengono definite le religioni del libro, ovvero la giudaica, la cristiana e l'islamica. Bene, partiamo dall'Islam. Nella teologia islamica gli angeli occupano un ruolo molto importante, sebbene sia abbastanza difficile trovarne delle rappresentazioni, perché l'Islam non prevede il culto degli angeli. Sono considerati delle creature mortali come l'uomo e Maometto poi ne vietò il culto,
per dare l'adorazione esclusiva ad Allah. Non essendoci il culto degli angeli, non troviamo nemmeno una precisa suddivisione gerarchica. I quattro angeli maggiori, perché sono quelli più citati nel Corano, sono Gabriele, Gibril, che è il messaggero che dettò il Corano al profeta, depositario quindi della rivelazione e guardiano del paradiso. Viene anche chiamato Spirito fedele, la grande legge, il pavone degli angeli. In questa immagine è raffigurato l'episodio dell'incontro tra Maometto e Gabriele. E ve lo voglio leggere perché è abbastanza particolare. Alla richiesta del profeta di mostrargliesi nella sua vera forma, quella che aveva in cielo, Gabriele rispose che egli non avrebbe potuto sopportare una simile visione. Maometto insisté e l'incontro fu fissato a Mina. All'ora convenuta, Maometto vide apparire l'angelo dai monti Arafat, riempiendo lo spazio tra Oriente e Occidente e ostruendo l'orizzonte. La sua testa toccava il cielo e i piedi poggiavano sulla terra. Aveva migliaia di ali ricoperte di piume dai colori sgargianti. Quando lo vide, il profeta cadde privo di sensi. E questo brano proprio ribadisce la potenza degli esseri angelici, no? Ecco, poi abbiamo Serafiele, Israfil. L'angelo che annunzierà invece la fine dell'era umana con uno squillo di tromba. Il suo capo tocca il trono di Dio e i suoi piedi l'inferno, il settimo mondo. E per le peculiarità di questi due angeli, Gibrail e Israfil, i teologi islamici sono in disaccordo su chi dei due sia il più importante, appunto se Gabriele o Serafiele. Nella cultura islamica abbiamo anche Michele, che è considerato di pari rango a Gabriele ed è anche responsabile delle piogge, dei fenomeni atmosferici ed è il protettore dei fiumi. Michele generalmente viene raffigurato biondo con ali verde smeraldo. E infine, il quarto angelo più importante è Azrael, Israel, l'angelo della morte, incaricato di richiamare gli individui dalla vita terrena. Negli Hadith, i detti di Maometto, che hanno valore dottrinale quanto il Corano, si trova citato anche Raffaele, l'angelo che tiene il pesce, ed altri angeli, quelli che reggono il trono di Dio, quelli che parlano ai profeti o che inviano i messaggi attraverso i sogni, poi ci sono gli angeli che interrogano i morti sulla loro fede e un'altra schiera di angeli che pesano le azioni degli uomini nel giorno del giudizio. Gli angeli nell'Islam vengono generalmente rappresentati con ali super colorate, senza gambe o con la tunica allungata, oppure anche con delle fiamme al posto delle gambe e dei piedi, perché appunto esseri fatti di luce. Hanno anche una corona a sottolineare il livello sapienziale ben più elevato rispetto a quello attuale dell'umanità. Sebbene per l'Islam gli angeli possono conoscere solo quello che già sanno, essendo fissi nel solo bene, e l'uomo invece è in grado di conoscere molto di più. Passiamo ora alla tradizione giudaica. Figure di angeli sono menzionate in diverse parti della Bibbia ebraica, ma più frequentemente si trovano nei libri profetici di Ezechiele, Zaccaria e Daniele, come abbiamo visto negli incontri precedenti. Di questo periodo non vi sono rappresentazioni nell'arte, probabilmente perché proibite dalla scrittura stessa. Non avrai altro Dio all'infuori di me, non fabbricarti nessun idolo e non farti nessuna immagine di quello che è in cielo, sulla terra o nelle acque sotto la terra. Con queste parole l'Altissimo parlò a Mosè sul Sinai. Così, tra pietre e rovi di quel sacromonte, già si incrociano le strade dell'arte e della religione. La prescrizione, che impedisce non solo la raffigurazione della divinità, ma di qualsiasi cosa esista nel creato, essendo stata dettata dal verbo divino, è assunta come con una funzione vincolante, di legge, e rispettata alla lettera dal popolo di Israele, no? Come sappiamo. E quindi,
Per l'arte ebraica questa cosa sancisce, analogamente a quella all'arte islamica e ortodossa, un destino iconoclasta, cioè privo di immagini, almeno fino all'avvento del cristianesimo. Tradizionalmente gli angeli sono stati disposti in scala gerarchica in relazione alla loro vicinanza a Dio, che è data dalla loro capacità di riflettere come in uno specchio la luce emanata da Dio stesso e suddivisi in tre gerarchie e nove cori angelici, che sono stati così disposti secondo Dionigi l'Areopagita. Nelle sacre scritture gli angeli vengono descritti in diverse forme, come colonna di fuoco che accompagna il popolo di Israele nel deserto, come venti, tempeste, nubi. In seguito poi appariranno anche come figure d'uomo ed in certi casi si incarneranno in un uomo. E adesso vediamo come sono stati rappresentati. L'unico punto in cui tutte le tradizioni sono concordi è quello della rappresentazione degli appartenenti al coro degli angeli. Questi infatti, sia nella visione gerarchica del Battistero di Firenze, sia nelle scene in cui compaiono, vestono la tunica e il paglio o mantello e spesso tengono un rotolo chiuso in mano che contiene i messaggi che Dio vuole comunicare agli uomini. Oltre alla tunica bianca con i piedi riccamente calzati, gli angeli hanno due ali e recano nella mano destra un globo con sopra inciso il monogramma Iota Sigma Xi Sigma, e nella mano sinistra un lungo bastone con in alto la croce. Il globo trasparente con impresse le iniziali del Figlio di Dio indica il suo assoluto dominio su tutto l'incontaminabile e inviolabile mondo dello Spirito, il regno appunto dell'unitotalità di Cristo. Il bastone con la croce invece è il simbolo della resurrezione e redenzione operata dal Figlio di Dio a beneficio dell'umanità. I calzari rappresentano la purezza e la bellezza dell'anima. Nella tradizione cristiana, da un punto di vista artistico, le prime rappresentazioni si trovano nelle catacombe e risalgono al secondo-terzo secolo. Di quell'epoca appartiene la più antica immagine giunta a noi, l'Annunciazione della catacomba di Priscilla, che mostra un signore vestito di tunica e paglio e senza ali, che con gesto retorico apostrofa una matrona seduta su uno scranno. Generalmente gli abiti indossati dagli angeli paleocristiani non li caratterizzano rispetto agli altri personaggi rappresentati. Si riconoscono solo se si conosce alla lettera il passo scritturale rappresentato o dipinto o scolpito. Quindi solo chi aveva abbracciato il cristianesimo poteva comprendere il messaggio dell'artista, che in questo modo comunicava sia la purezza del messaggio cristiano, ma salvaguardava anche la sua vita e quella degli altri, perché appunto secondo, terzo secolo siamo ancora in pieno periodo in cui i cristiani venivano perseguitati ed uccisi. È vero anche che nella Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, gli angeli sono descritti senza ali, come abbiamo visto nell'immagine dell'Annunciazione di Santa Priscilla. Ma ci sono anche molti più riferimenti ad angeli con le ali, soprattutto nel Nuovo Testamento. Con l'affermazione del cristianesimo, alla fine del IV secolo, e gli angeli divennero figure immancabili dell'iconografia cristiana. Nel periodo tra la fine del IV e l'inizio del V secolo si verifica anche il cambiamento iconografico nel passaggio dalla figura aptera, cioè senza ali, a quella con le ali. Qualunque cosa facciano, i messaggeri divini avranno le ali come caratteristica distintiva. Fra i primi esempi di angeli alati ricordiamo i mosaici di Santa Maria Maggiore. Le ali stanno a simboleggiare l'inconsistenza corporea, la velocità, l'appartenenza al mondo celeste e l'onniscienza quando sono coperte di occhi.
Riguardo alla veste bianca, San Gregorio il teologo afferma che si adatta particolarmente a suggerire la purezza e la luminosità della natura angelica. Nell'arte cristiana, come in quella pagana, il bianco rappresenta il mondo del divino, della gloria e della potenza del divino creatore. Il bianco quindi divenne il colore degli angeli, in quanto loro sono penetrati dalla luce, appunto, come dicevo prima, rispecchiando la luce divina. Un altro importante attributo degli angeli è la sottile verga, chiamata anche bacteria o rhabdos. Nella Bibbia la verga è considerata come un simbolo del potere, ma anche come una sorta di bacchetta magica. Dionigi l'Areopagita la considerava un simbolo della divinità regale e sacerdotale. L'estremità della verga talvolta è ornata dalla croce, che è appunto il simbolo, lo ripeto, del sacrificio di Cristo, e nelle icone di epoca tarda invece la croce verrà sostituita da un giglio bianco, simbolo di purezza. Sempre nel V secolo appare l'aureola attorno al capo dei personaggi divini. E nel caso specifico degli angeli si vuole indicare l'autorità e la sovranità di Dio in nome del quale essi agiscono. Nel secondo concilio di Nicea del 787 i vescovi stabilirono che i corpi angelici sono da considerarsi aerei o ignei. E come rappresentarli iconograficamente? Allora, il carattere igneo o di fuoco fu dato dal colore rosso, come vedremo per i serafini, mentre la natura incorporea fu allegorizzata dalle ali, dalle nubi e dal vento. Nella cappella degli Scrovegni a Padova, l'idea che gli angeli traggano corpo dalle nubi appare mirabilmente interpretata da Giotto nella scena della crocifissione e della deposizione dalla croce, che fu affrescata dal maestro fra il 1304 e il 1306, dove vedete compaiono molte figure angeliche, le cui vesti svolazzanti svaniscono in ciuffetti nuvolosi dipinti dello stesso colore delle vesti. Nel 500, in Occidente, quando l'aspetto pseudonaturalistico prese il sopravvento, la nube diventerà il cuscino su cui siedono o poggiano i piedi gli angeli. E lo mostra con chiarezza l'affresco con l'Assunzione di Maria nella cupola del Duomo di Parma, dipinta dal Correggio. Nella Madonna di Foligno, invece dipinta da Raffaello, l'avvicinamento tra le nuvole e gli angeli giunge alla più completa identificazione. Raffaello, pur rinnovando completamente il linguaggio pittorico, viene considerato anche come ultimo testimone della tradizione iconografica tipicamente medievale. La presenza delle stelle che ornano le cupole degli edifici sacri è in relazione con quel linguaggio simbolico che avvicina gli angeli agli astri, testimoniato dagli scritti siriaci, che descrivono le stelle come lampade tenute da quegli angeli, detti appunto lapadofores, che abitano la cupola del cielo. Gli angeli come le stelle sembrano così sostenere l'intera costruzione, sia quella celeste che quella in muratura creata dagli uomini. Passiamo ora ad osservare come vengono raffigurati i vari cori angelici. I serafini, che appartengono alla prima gerarchia, quella più elevata, vengono raffigurati in modo molto più astratto ed essenziale rispetto a tutti gli altri angeli, proprio per la loro vicinanza a Dio. Le caratteristiche iconografiche sono fondamentalmente attribuite alla profezia di Isaia, che li descrive dotati di 6 ali. Con 2 si coprono la faccia, con 2 si coprono i piedi e con le altre 2 volano. Il termine serafini appare connesso con l'ebraico seraph, che significa bruciare, ardere, e conferisce a queste figure la loro caratteristica di esseri di fuoco. Dionigi Areopagita traduce Serafino come colui che infiamma, che fa ardere, e considera quindi i serafini come gli ardenti dell'amore di Dio. Per questo vengono dipinti completamente in rosso fuoco. Come abbiamo detto, hanno 3 paia di ali rosse che fanno praticamente da abito,
raramente li vediamo tenere nella mano destra una spada fiammeggiante. Al profeta Ezechiele invece si deve il canone per l'iconografia dei cherubini. La figura apparsa in visione descritta dal profeta, identificata appunto nel cherubino, è un tetramorfo, cioè una figura composta da quattro elementi, che ha al centro delle potenti ale quattro teste, una di uomo, di toro, di aquila e di leone. Quindi sono quattro figure, quattro simboli per rappresentare quattro qualità: la forza del leone, l'intelligenza dell'uomo, la velocità dell'aquila e il servizio del bue. Ora, la descrizione di Ezechiele sembra avere dei punti in comune con delle figure molto particolari di altre civiltà e tradizioni più antiche, come l'Assiro-Babilonese, con le loro sfingi, che venivano poste a guardia del tempio o delle città. E in questo loro ruolo di guardiani, le sfingi rispecchiano il ruolo che hanno proprio i cherubini, che vengono posti dalla tradizione cristiana a guardia dell'Arca dell'Alleanza, del Paradiso terrestre e dell'Albero della Vita al centro del Paradiso. Le sfingi derivano a loro volta dai grifoni a guardia dell'Albero della Vita, frequenti sui sigilli siriaci e mitannici del secondo millennio a.C. Quindi possiamo dire che la tradizione figurativa alla quale si riferisce la Bibbia circa i cherubini doveva essere quella che li rappresentava come sfingi grifoni e che è attestata in tutta l'area assiro-palestinese e assiro-babilonese. Cherubino in ebraico significa anche pienezza della conoscenza di Dio. E essi sono protesi a conoscere e contemplare Dio, dal quale ricevono la sapienza che a loro volta effondono all'ordine gerarchico inferiore. Per questo nell'iconografia cristiana li troviamo raffigurati principalmente di colore blu, che nel simbolismo cromatico indica appunto la conoscenza spirituale, la sapienza. Anche le ali sono azzurre e talvolta sono piene di occhi per ribadire l'onniscienza e la continua vigilanza. Possono essere raffigurati anche singolarmente come angelo dalle sembianze umane, con veste, mantello, tunica fino alle ginocchia riccamente ornata e piedi riccamente calzati. Talvolta hanno in mano una spada di fuoco, simbolo della conoscenza pura e di un potere divino, essendo anche i custodi, come ho detto, delle porte del paradiso. Serafini, cherubini, angeli e arcangeli sono facilmente riconoscibili, ma per gli altri cori angelici appare difficile trovare una differenziazione codificata, tale da essere adottata come sistema di riconoscimento. Tommaso Calamedesi però ne dà una chiara descrizione per quanto concerne la loro raffigurazione nell'arte pittorica delle icone. E quindi andiamo avanti in questa indagine. I troni, coloro che vedono Dio, gli specchi di Dio, sono rappresentati come ruote di fuoco alate, composte da quattro ali piene di occhi ed una testa di angelo nella parte bassa della ruota. Ora, le ruote, essendo alate, significano la potenza della loro operazione che procede in via retta, dritta e costante, senza mai fermarsi. Il colore predominante è il giallo, simbolo della rivelazione della presenza divina. Le dominazioni e le virtù sembrano apparentemente uguali, ma si differenziano per alcuni elementi. Nei piedi, che sono calzati per le dominazioni e nudi per le virtù, e nell'abito. Le virtù hanno una tunica sopra la veste e le dominazioni talvolta hanno una fascia verde oro in vita per esprimere la dignità sacerdotale incorruttibile. Anche le potestà o potenze, coloro che si oppongono ai demoni, hanno i piedi nudi come le dominazioni, che stanno a simboleggiare la purezza e la totale sottomissione a Dio. Ma la veste, la tunica al ginocchio e il mantello sono ornati di ricami.
I loro attributi esprimono splendore, regalità, volontà d'amore e coraggio che mai declina. I principati vengono rappresentati come le potenze, ma hanno i vestiti più ricchi e i piedi calzati. E al posto del bastone crociato tengono nella mano destra un ramo di giglio, simbolo di purezza, verginità e candore. Non sono molte le raffigurazioni di tutti i cori angelici. Le più antiche si ritrovano nei mosaici del Battistero di Firenze e di Venezia e sono risalenti all'undicesimo secolo. Alcuni studiosi hanno messo a confronto questi mosaici con delle tavolette trecentesche, molto importanti e significative, che sono state attribuite al pittore padovano Guariento di Arpo. E adesso sono conservate nei musei civici di Padova. L'insieme delle tavole del Guariento raffigura i vari cori angelici con alcuni attributi che li identificano, sebbene la loro decifrazione sia tutt'oggi discussa, perché messi a confronto con gli angeli raffigurati nel Battistero di Firenze e di Venezia, alcune gerarchie presentano appunto degli attributi differenti e quindi gli studiosi non si trovano d'accordo sulla loro decifrazione. Nella gerarchia angelica, gli arcangeli appartengono alla triade inferiore, insieme ai principati e agli angeli. Ciononostante sono considerati gli angeli più nobili, i principi degli angeli, possiamo dire. Secondo il libro di Tobia, gli arcangeli sono sette e stanno dinanzi a Dio in attesa dei suoi incarichi particolari. I sette spiriti che stanno davanti al suo trono, menzionati nell'Apocalisse, sono spesso considerati come una descrizione degli arcangeli. Alcune artiste della nostra scuola hanno dipinto i sette arcangeli con i loro rispettivi attributi. Questi dipinti su tela sono alti 1,80 m. E li potrete ammirare appena realizzeremo la mostra. Gli arcangeli sono gli unici ad avere nomi propri. Ogni nome che è stato loro assegnato racchiude chiaramente il significato della missione che Dio ha stabilito per quel particolare arcangelo. Tre di essi li conosciamo dalla Bibbia e sono Michele, Gabriele e Raffaele, che vedete qui raffigurati. Il nome Raffaele, Rafael, significa medicina di Dio, inteso anche come sapienza di Dio, ed è l'arcangelo incaricato di curare le anime. Si tratta di guarigioni fisiche e spirituali, e per questo è anche chiamato l'angelo taumaturgo. Gli arcangeli possono essere raffigurati nelle consuete vesti degli angeli. A volte portano il loros, che è una striscia di cuoio o di stoffa ornata di pietre preziose, e si distinguono per l'abbigliamento ricco, tipico della corte bizantina o russa, come nelle raffigurazioni della diesis e dell'iconostasi. La loro autorità è indicata da alcuni attributi: una sfera o un disco ornati con la croce o dal monogramma di Cristo, la verga e talvolta il labaro. Sono riconoscibili nelle icone grazie alle iscrizioni che specificano i loro nomi e nel caso in cui i nomi non siano riportati, è possibile dedurre il loro rango in base alle dimensioni. Generalmente gli arcangeli vengono dipinti molto grandi rispetto alle altre figure contenute in una icona. E oppure si possono riconoscere anche dal loro atteggiamento e dalla funzione che svolgono. Quando troviamo raffigurati due arcangeli che circondano il trono di Cristo o della Vergine, che accompagnano il loro re o la loro regina, adorano il Cristo Pantocratore oppure adorano la croce, si tratta sempre di Michele e Gabriele. Questa foto l'abbiamo fatta noi in uno dei viaggi in Russia. Un'altra iconografia, sempre tradizionale, vede invece gli arcangeli abbigliati da soldati, ma senza elmo, con corazza e stivaletti. E in questa veste militare si vuole indicare la loro funzione come dignitari della corte divina, gli ardenti cavalieri che combattono per conto di Dio.
Se l'arcangelo Michele lo troviamo, come già detto, in vesti sacerdotali, militari o nell'atto di giudicare le anime e di accompagnarle nell'aldilà, l'arcangelo Gabriele assume il ruolo del messaggero divino per eccellenza. È l'angelo incaricato da Dio per preannunciare i tempi messianici. Ed è infatti soprattutto grazie all'Annunciazione a Maria che l'Arcangelo Gabriele è inciso nella coscienza dell'umanità e sono innumerevoli le sue raffigurazioni. Non potevamo omettere di citare quella che viene considerata l'icona delle icone, dipinta dal santo monaco Andrei Rubrioff nel 1425 e oggi conservata alla Galleria Tretiakov di Mosca, come si vede in questa nostra foto. Ora, il soggetto di questa icona, come è chiaro, sono tre angeli, ma rappresenta la Trinità dell'Antico Testamento. Questa iconografia si rifà all'episodio biblico, dell'apparizione dei tre angeli ad Abramo e Sara a Mamre. Uomini angeli identificati negli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e che hanno rappresentato la rivelazione delle tre ipostasi divine, cioè del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Michele fu associato alla figura del Padre perché il suo nome significa chi come Dio. Raffaele, invece la medicina o sapienza di Dio, è associato al Figlio e Gabriele allo Spirito Santo per l'annunzio che dette a Maria. Con Rubrioff, l'immagine si spoglia di ogni traccia di umanità. Le due figure di Abramo e Sara scompaiono rispetto alle raffigurazioni precedenti e resta solo la realtà metafisica che essi contemplano, cioè la Trinità divina. Come se l'autore in certo qual modo avesse voluto mettere lo spettatore al centro dell'immagine per farlo diventare protagonista della sua esperienza mistica. Il dipinto, oltre ad essere perfetto sia dal punto di vista della tecnica pittorica e iconografica, sia dal punto di vista dell'armonia numerica e geometrica che si trova nascosta tra le figure, è un vero e proprio trattato di teologia espresso in simboli, colori e forme. Tutto in questa icona rimanda al carattere divino di ciò che è rappresentato. Come vedete, le tre figure sono leggere e snelle, allungatissime per esprimere proprio lo slancio verticale verso il cielo. Le ali quasi trasparenti ad indicarne l'immaterialità, così anche come il paesaggio che è talmente schematico e scarno da sembrare privo di consistenza e di peso. La differenziazione tra le tre figure rappresentate avviene attraverso i colori usati, e anche per l'atteggiamento e la posa di ciascun angelo verso gli altri. E vediamo come. L'angelo al centro, in posizione più elevata rispetto agli altri due, è il Padre, che è contraddistinto dalla stola dorata, simbolo del potere regale, e dal rosso cremisi scuro della veste che scende sotto il mantello azzurro. Simbolo dell'amore nascosto, l'amore divino più intimo, in seno proprio alla Trinità stessa. Dietro al Padre è raffigurato l'albero della vita. L'angelo che noi vediamo a sinistra è il Figlio, colui che siede alla destra del Padre. Il Padre è rivolto verso il Figlio in un atteggiamento quasi come se gli stesse parlando. Contemporaneamente, sempre la figura del padre stende la mano verso la coppa. Ecco, questa scena indica il mandato, la missione che il padre dà al figlio, cioè il suo sacrificio per la redenzione dell'umanità. Poi osserviamo anche che lo sguardo del figlio è rivolto verso il padre, ad indicare l'assunzione su di sé del mandato ricevuto dal padre. L'identità di volontà tra il padre e il figlio è confermata dallo stesso gesto benedicente che entrambi fanno con la mano destra. In relazione al figlio vediamo raffigurato il tempio, che è la casa di Dio, il luogo della manifestazione della divina presenza. Infine, l'angelo sulla destra rappresenta lo Spirito Santo o amore di Dio, messo in relazione con il monte,
le elevate vette spirituali, ma anche i misteri più elevati. Lo sguardo dell'angelo di destra, così come anche il gesto della sua mano, sembrano indicare il mistero divino che sta al centro di questa icona, il mistero del Graal, la coppa che è posta sull'altare e che è disegnata in maniera asimmetrica ad indicarne proprio la sua immaterialità. E che contiene la testa dell'agnello, che è proprio il simbolo dell'innocente, del sacrificio dell'innocente. Bene, avrete intuito che nell'arte iconografica niente è fatto a caso. Tutto acquista un significato ben preciso, dalla preparazione della tavola alla realizzazione della pittura stessa. Pensate che anticamente il monaco pittore, prima di stendere un colore, ad esempio il bianco, doveva imparare a respirarlo, sentirsi di quel colore, essere quel colore, cioè quello che il colore significa, ovvero acquisire le sue virtù, la purezza e avere quasi come la visione dello splendore divino. Dopo questa esperienza poteva stendere il bianco. È certo che la sfida artistica, possiamo dire, dell'arte iconografica è immensa e non si può spiegare in poche parole. Non è solo un'arte simbolica. L'icona viene considerata come lo specchio temporale dell'eternità. E quindi molti sono i segreti celati da questa arte. Ed è anche chiaro che per penetrare questi segreti è necessaria una notevole preparazione, soprattutto di tipo ascetico per chi li volesse scoprire. Però per incominciare ad avvicinarsi a questo tipo di linguaggio artistico e anche rivoluzionario, oserei dire, non occorre essere già dei bravi artisti, basta avere tanta passione e tanta voglia di sperimentare insieme. Noi siamo sempre aperti a nuove amicizie e collaborazioni che potrebbero dar vita a nuovi progetti, come quello che è stato per un gruppo di artisti di cui faccio parte, realizzare una mostra appunto sugli angeli, che appena possibile allestiremo magari proprio nella vostra città. Tante mani si sono messe all'opera ed abbiamo realizzato dipinti su tela a tempera acrilica oppure ad acquerelli, icone, arazzi, ricamati, anche vasi in terracotta e molte altre opere sono ancora in produzione. Bene, nel salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione, vi invito a partecipare ai nostri laboratori artistici e a restare in contatto con noi per essere informati sui prossimi eventi. Grazie ancora.